il nostro buongiorno al direttore sportivo invece del Parma, Daniele Faggiano. Buon pomeriggio, direttore. Buon pomeriggio a voi. È vero che in questi periodi tutte le parole possono far cambiare comunque il corso di una trattativa e che vanno interpretate, è anche questo, no, il gioco del calciomercato, direttore? Sì, è un gioco pericoloso, però è un gioco. Per voi è un gioco, per noi è un lavoro, perché tante no, volte... No, va bene, ovviamente il gioco, anche il calcio, no, gioco, anche il calcio è un gioco, però poi no, diventa qualcosa di più serio. Non, gioco non nel senso vero e proprio della parola. Certo, ci mancherebbe. Più che altro è un cinema che un gioco. Giusto per andare in ambito De Laurentiis, se no è un cinema. Direttore, io prima di tutto mi permetto di farti i complimenti, perché quello che hai fatto e quello che stai facendo col Parma, attraverso il contributo importantissimo di D'Aversa, di una proprietà che anche dal punto di vista mediatico si sta spendendo in una maniera meravigliosa, davvero sta promettendo di poter portare a Parma il calcio che conta. Io ti voglio chiedere immediatamente se ti senti già di poter dire che c'è qualcosa a Parma che può andare oltre la tranquilla salvezza che si pone sempre come obiettivo per tutte le neopromosse, perché la solidità della squadra e della società e la tua competenza secondo me possono portare a grandi risultati. Ci devo purtroppo contraddire, perché come tranquillità della società sicurissimamente è così, però dobbiamo stare attenti al budget, tanto che c'è una proprietà nuova pure il 60% dei cinesi, stiamo vedendo, però il budget non è quello che tutti pensano o potete pensare, per cui dobbiamo fare una salvezza, non so se tranquilla, ma sofferta sicuramente. Direttore, oramai cosa ha fatto a questo punto per Luigi Sepe? Possiamo dire a tutti gli effetti che l'anno prossimo lo vedremo col Parma? Da dove è uscita lei, signorina? A gamba tesa sicuramente, direttore. Quasi sto parlando con diversi portieri. Lui è un portiere gradito, poi ha pure avuto il mio allenatore, il trovatore dei portieri. Sì, però dovremmo vedere tante situazioni, perché non è una cosa semplice. E io quando è sicuro vuol dire che ha firmato. Prima della firma ho perso diversi giocatori. Allora, direttore, invece di andare a gamba tesa, proviamo semplicemente con un pressing a centrocampo. Appunto, parlando di centrocampo, nominiamo Grassi, che è un giocatore del Napoli, che ovviamente potrebbe interessare anche ad una società come il Parma, visto quello che ha fatto comunque oggi, voglio dire, quest'anno in Serie A. Possiamo accostarlo alla società emiliana? Guardate, così vi do un assist io prenderei tutti i giocatori in uscita del Napoli. Ecco. Abbiamo già il titolo, quindi. Per cui, però il mio budget non è... Quindi insomma ci sono delle difficoltà. Se il Napoli lo cede in prestito, Grassi, da quello che mi è parso di capire, il Parma potrebbe essere chiaramente una società che potrebbe cercare di strapparlo. Ci sono diversi altri giocatori, direttore, il tuo rapporto con Cristiano Giuntoli non è certamente un segreto, anche con il presidente De Laurentiis, li conosci da una vita, è un rapporto molto sincero, molto cordiale. Roberto Insigne, Ciciretti, sono calciatori che naturalmente conosci estremamente bene, sono giocatori... però è caduto il collegamento con Daniele Faggiano. Chiediamo a Claudia Nappi, la nostra regista, di provare a ripristinare immediatamente il collegamento con il direttore Faggiano, anche perché diventando interessante. Sì, no, ma stavamo tra le altre cose anche completando, in questi periodi di mercato già strappare qualche minuto a un direttore sportivo è un'impresa titanica. C'eravamo quasi per completare la nostra intervista con Daniele Faggiano, che proviamo a ripristinare anche già solo per salutarlo, per ringraziarlo della cortesia che ha avuto nei nostri confronti. È chiaro che in questa fase ci sono tanti calciatori in uscita dal Napoli. Io dico almeno una decina.
Sì, sì, ce ne sono tanti, oltre ai già nominati Sepe, già nominati Grassi, stavi credo accennando a Ciciletti, non so. Non e Roberto leggo, Insigne, non chiaramente. Non ti leggo nella mente, ma penso che Ciciletti e Roberto Insigne erano i prossimi. Il Napoli, come dire, è una squadra che ha anche in questi aspetti mostrato qualche segnale di crescita, vale a dire il fatto di avere un parco giocatori quasi ai limiti di quanto consenta il regolamento e per questo anche nella soluzione di queste situazioni possiamo scorgere una crescita della società. Perché? Perché ci sono dei calciatori che possono andare in prestito, possono crescere sì. In provincia, come si diceva una volta, e sì. possono magari anche fruttare delle plusvalenze. Quindi il Napoli, se non altro, deve anche dirimere queste situazioni per provare a crescere come società. Ci saranno dei calciatori più pronti, dei calciatori meno pronti, diverse modalità di valorizzazione di questi, chi magari vorrà trasferirsi a titolo definitivo o in prestito, però senza dubbio notare che i calciatori del Napoli sono ambiti comunque da una società di Serie A, secondo le parole del direttore sportivo Faggiano, tutti i giocatori in uscita del Napoli sono appetibili, allora dà effettivamente questo il segnale di una crescita che noi dobbiamo sottolineare. Non riusciamo, ma ci proviamo tra un po' a ripristinare il collegamento con Daniele Faggiano, nel frattempo possiamo anche provare ad andare avanti con quelli che sono i nostri prossimi ospiti. Io voglio anche capire, no, con voi quelli che possono essere le prospettive, però immagino che abbiamo sì, ripristinato il collegamento con Daniele Faggiano. Direttore, ci senti, vero? Sì, scusate, sono in autostrada. Ecco, no, vabbè, perfetto. Direttore, comunque ti stavamo per congedare, semplicemente per chiederti, circa Roberto Insigne e Ciciletti, sono giocatori che conosci molto meglio di me, di Vincenzo e di Rita, sono giocatori che porteresti anche in Serie A con il tuo Parma, secondo te sono pronti per un palcoscenico del genere? Stiamo lavorando, perché poi c'è una collaborazione con loro, perché ho preso pure Adetti l'anno scorso. Certo. Vediamo, ci incontreremo a breve, vi dico, non vi dico quando, ma a breve. Parleremo un po' di tutto per cercare di intavolare una trattativa un po' più sostanziosa. Se ti dico che nelle prossime 24 ore potrebbe esserci qualche novità, mi smentisci? Ci potrebbe essere. Benissimo, direttore, ti ringrazio. Ciao. Grazie a voi, un saluto. Saluto a Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma.